di garanzia E anche tra i questa cittadini. è un'idea da allargare, da Assolutamente, generalizzare. assolutamente sì, Che sarebbe bello se la assolutamente regione prendesse sì. questo progetto. Allora, tutto questo può essere fatto mettendo in sintonia una serie di comparti, no? Perché tu devi portare anche ad efficienza energetica la tua casa. E io ho fatto il nuovo PUC, il nuovo piano urbanistico generale, che ormai, diciamo, in dirittura d'arrivo sarà adottato dalla nuova Sì, dovrebbe amministrazione, essere. in cui anche su questo ho investito molto. Cioè, nel senso che ho provato a dare una premialità a chi utilizza le tecniche della bioedilizia e chi utilizza approvvigionamento energetico Risparmio dall'rinnovabile, da energetico. chi utilizza l'acqua per gli usi propri, che è possibile fare l'acqua piovana recuperandola. Costa magari un pochettino in più costruirsi una Certo. casa con queste caratteristiche. Allora, qual è il vantaggio che può avere il cittadino? Il comune ha detto: se tu utilizzi una casa in questo senso, e questo prevede il PUG, se tu hai un lotto e puoi costruire 100 metri quadri di copertura, io te ne faccio fare 120, 130. Ti do una premialità perché tu stai investendo e stai facendo un servizio a tutta la comunità perché, come dire, non inquini e perché provi a contribuire affinché questo pianeta sia più salubre, più sano per tutti. Ottimo, Ecco, sono questa. ottime iniziative che sicuramente meriterebbero di essere adottate da un governo regionale ed estenderle Vorrei che poi fosse innanzitutto il programma del mio partito cioè su tutto il questo. territorio. Siamo in sigla. Io continuo a chiamarla segretario perché poi di fatto c'ha questo titolo, anche se diciamo in questo momento è un candidato, lo dobbiamo anche ricordare, candidato con il suo partito, il PD, il Partito Democratico, al Consiglio regionale con Nichi Vendola, presidente. Un'ultimissima domanda però, la pregherei Flash. flash, proprio flash. Lei parlava di cultura, della Taranta, quindi governare anche con la cultura. È un uomo di cultura per quello che ha fatto sul territorio, non soltanto a Melpignano, no? Anche perché Per il mio tutto. mestiere ha a che fare con i Poi libri, il suo diciamo. mestiere è anche quello di avere a che fare con i libri. La Film Commission, la regione, tra le altre cose a livello culturale, finanzia anche la produzione di film. E sappiamo che il nostro territorio è diventato un set importante per la realizzazione di tanti e tanti film. Recentemente si è parlato di Mine Vaganti, che è stato considerato da tutti un ottimo messaggio per il nostro territorio. E lei parlava di, a proposito della Taranta, a proposito della notte della Taranta, di un messaggio, un simbolo che rappresenti l'identità del Salento. Però molto spesso, e questa è un'opinione mia personale, vengono finanziati con soldi pubblici nostri, dei film che continuano a, lei parlava di stereotipo prima del meridionale in genere, del sud, che continuano a realizzare con questi finanziamenti dei film legati alla criminalità, alla mafia, non che qua non ci siano problemi di criminalità, però ecco, non sono quelli di 20 anni fa, di 30 anni fa, di 40 anni fa. Ecco, cosa ne pensa? Cioè, finanziare dei film che continuano a parlare di quella criminalità, quindi portando in giro per l'Italia e anche fuori dall'Italia un messaggio che poi alla fine è negativo per questo territorio. Cosa ne pensa? Non si dovrebbero selezionare e fare dei film che portino un messaggio positivo di questo nostro territorio? Sì, io credo che non bisogna mai nascondersi la realtà, quindi No, anche assolutamente, in certo, generale, mica diciamo, parlare però di fiabe, di fiabe, questo non certo. esiste. E, quindi sicuramente, come dire, va selezionato quello che viene finanziato, soprattutto se viene finanziato da un ente pubblico, diciamo, no? Quindi con Certamente. risorse che derivano dalla fiscalità di tutti i cittadini, dalle tasse che noi paghiamo. E, però su questo tema io credo che anche qui bisogna in qualche modo correggere il tiro. Bisogna sistemare il tiro. La cultura come infrastruttura deve innanzitutto guardare anche a quelle realtà che producono impresa culturale, cioè che producono lavoro nel settore culturale, che è un settore delicatissimo, no? Spesso si pensa legato, come dire, al divertimento, al dopolavoro, no? Diciamo, Sì, uno sì, fa sì, il sì, sì. pittore perché fa lavoro per Passatempo, passatempo, oppure fa il un musicista, hobby. no, fa il cineasta per passatempo. Allora, questa realtà invece ci ha consegnato l'idea di una terra in grado anche di produrre lavoro buono in questo settore. Però su questo va molto, come dire, raddrizzato il tiro. Ci sono delle esperienze sul territorio regionale, anche qui nel Salento, che avrebbero bisogno di
di maggiore attenzione, proprio per il lavoro, come devo dire, di incivilimento che fanno attraverso il lavoro culturale, il lavoro artistico. Per esempio, penso ad una situazione stabile, ma altre ce ne sono, diciamo, adesso senza non fare torto ad altri, dico soltanto due esempi che mi vengono, sì. Ma penso per esempio ai teatri Coreglia, qui a Lecce, a Stragali, no? Altre situazioni in delle, cui, realtà culturali, delle realtà in cui fanno impresa culturale, nel senso che fanno di quell'attività il loro lavoro, la non loro è professione, un passatempo, non è un, è un lavoro. Allora io penso che una regione come la nostra abbia il dovere di concentrarsi maggiormente su questo tipo di realtà, che pure ce ne sono sul territorio regionale, vanno aiutate a consolidare quella loro condizione, proprio perché non è lavoro precario, non è lavoro a nero, non è lavoro debole o persino, diciamo, che lambisce l'illegalità perché appunto non pagato, sottopagato o pagato in nero, che quindi non dà neanche la prospettiva di una pensione. Allora ecco, io credo che su questo abbiamo il dovere di correggere in qualche modo il tiro. Salvaguardando quelle opportunità. Facendo, come dire, anche qui, recuperando come stiamo recuperando con il lavoro che si è fatto in questi anni, ecco, dire, qualcosa che si era infranto nel corso del tempo, no? Allora vorrei ricordare una citazione. Il primo film girato in Puglia, è prodotto in Puglia del 1931 da un cineasta di Acquaviva delle Fonti, si chiamava Orazio Campanella. E questo film del 1931 aveva questo titolo, si intitolava L'idillio infranto. Allora ecco, io penso che noi abbiamo contribuito a ripristinare, a riallacciare questo idillio in questi 5 anni di governo del centrosinistra con il presidente Vendola, e dobbiamo rafforzarlo ancora di più, rinsaldare ancora di più le fila, proprio perché questa è una partita che non vale soltanto per noi pugliesi. Oggi i pugliesi hanno una grande responsabilità. E soprattutto, come devo dire, questa regione, attraverso il governo che ha espresso una grande responsabilità, può essere un esempio positivo per il Paese e può spendere la sua voce, la voce di un Sud differente, sul tavolo nazionale, di quei tavoli che contano, in cui si prendono le decisioni importanti che condizionano la vita anche, come dire, della nostra parte d'Italia, cioè quella dove noi viviamo. E allora io credo che su questo idillio infranto che veniva raccontato in quel primo film del 1931 girato in Puglia deve essere risaltato ulteriormente per poter dire ecco, che il Sud non è una palla al piede per questo Paese, è la vera grande risorsa dopo che abbiamo consumato il primo decennio del nuovo millennio. È la vera grande risorsa per il Paese, perché può permettere all'Italia, unita, forte, costruendo una mediazione alta come è accaduto anche nel passato, che tenga insieme gli interessi di chi vive nel Piemonte con quelli che vivono in Calabria, di chi vive nel Veneto con quelli che vivono in Basilicata, dei Lombardi con i Pugliesi, una mediazione alta, un compromesso alto in grado di fare di questo Paese quel paese che prende l'Europa e lo porta nel Mediterraneo, laddove oggi i cambiamenti del mondo si stanno consumando con più forza, con più interesse, perché lì c'è una sfida importante per la direzione politica, culturale ed economica di quella parte del mondo, di questa parte del mondo, dove noi non abbiamo, e chiudo, più una sola rotta, quella che ci faceva guardare solo al nord, quel treno che dicevo all'inizio, no? Che percorreva la penisola e non potevamo girarci. Oggi noi abbiamo la possibilità di girarci su noi stessi e guardare oltre il capo di Santa Maria di Leuca, e questa è la sfida di una regione migliore. Bene, termina questo interessantissimo incontro con Sergio Blasi, segretario regionale del Partito Democratico, ex sindaco da alcuni giorni, ex di Melpignano, grande protagonista della cultura salentina, soprattutto grazie alla sua creatura, posso dirlo, tra virgolette, La notte della Taranta, che non è solo una notte, come ricordava prima Sergio Blasi, ma è qualcosa di più importante. E l'abbiamo ascoltato con grande piacere. Ieri c'era un lungo servizio sul Riformista che parlava della Puglia, sì. E il titolo era La notte della Taranta elettorale. In questo caso la Taranta come spettacolo, diciamo. E candidato con il Partito Democratico, lo ricordiamo in chiusura, al Consiglio regionale della Puglia, e c'è l'opportunità di scegliere, come diceva lo stesso Sergio Blasi, perché è una delle poche occasioni nelle quali possiamo esprimere una preferenza, soltanto una, deve essere selettiva, quindi meditiamo prima di votare, prima di scegliere lo schieramento, il simbolo, ma anche il candidato, perché poi può essere importante per il futuro di questa nostra regione. Sergio Blasi, quindi, con Nichi Vendola presidente. Grazie a lui, grazie ai nostri ascoltatori, alla prossima.